A Barletta, messi i blocchi antisfondamento sulla strada del mercato. Per i commercianti della provincia anche quella è una zona a rischio. A breve, barriere anche ad Andria e Trani. Anche a Barletta, questa mattina alle 6 al mercato settimanale della città, siamo in via Gioacchino Rossini, è comparso questo jersey, è una misura antiterrorismo. Ne parliamo con Savino Montaruli, il rappresentante dei commercianti, che ha fortemente voluto questa misura di precauzione antiterrorismo proprio nei mercati rionali. Sì, infatti noi riteniamo che i mercati siano il luogo dello shopping per eccellenza, quindi i più sensibili da questo punto di vista. Tanto è vero che purtroppo i mercati si svolgono praticamente tutti su strada, in quanto le amministrazioni comunali sono praticamente tutte inadempienti rispetto all'allestimento delle aree pubbliche attrezzate. Ricordiamo che originariamente le misure antiterrorismo riguardavano soltanto i grandi eventi, concerti, festival, poi sono state estese anche alle zone maggiormente frequentate dai pedoni, quindi piazze e corsi dedicati allo shopping, e quindi dallo shopping è venuta l'idea anche di coinvolgere i mercati. Sì, con una precisazione, chiediamo sicuramente meno cemento e più uomini, perché i problemi dei mercati non sono solo la sovraesposizione a questo tipo di attacco, ma anche l'abusivismo commerciale, la lotta alla contraffazione. In alcuni mercati stiamo registrando purtroppo anche episodi di estorsioni e di racket. In via Rossini a Barletta in molti nemmeno si accorgono della presenza di un jersey in cemento armato all'inizio della strada che ospita le bancarelle del mercato rionale. Dopo le misure antiterrorismo adottate durante i grandi eventi e l'installazione di fioriere in corrispondenza delle strade centrali chiuse al traffico, l'Associazione dei Commercianti Un'Impresa BAT ha chiesto che anche i mercati siano considerati zone a rischio. Cosa pensa lei di queste barriere? Le barriere non si devono mettere, altrimenti il terrorismo le abbiamo vinta. E a che serve? Antiterrorismo. Ah. Non so a cosa serve, anche le transenne andavano bene. E noi che eravamo abituati a girare comodamente. Purtroppo se queste sono le alternative che abbiamo ad evitare queste stragi che ci hanno veramente fatto inorridire, ben vengano. Cosa ne pensa delle barriere antiterrorismo che hanno messo oggi al mercato? Cosa buona. Dopo deve venire la pala meccanica per spostarle, questo è un costo sempre in più per il comune. Se lì si deve venire viene lo stesso. Per il passaggio terroristico, anche così, non pensiamo a questo. Dopo Barletta, blocchi in cemento saranno posizionati anche nei mercati di Andria e di Trani. Intanto la città della disfida si prepara al corteo storico, in programma il 10 settembre. In via provvisoria, anche qui, alcune fioriere bloccheranno l'accesso alle automobili, a protezione delle aree pedonali. Se noi riusciamo ad avere la consapevolezza della sicurezza anche come elemento di civiltà, elemento di valorizzazione del nostro patrimonio urbano, beh, credo che questo sia qualcosa di importante. Per questo abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini.